brillante nel 8-56 e 23, la sua sesta prestazione all time. Svetlana Kuzelic va avanti. Goreczka ha i nonni polacchi, è proprio nata in Gran Bretagna, in Inghilterra in particolare. Eriksson, Mäki, Koster. Goreczka prova a essere molto protagonista, manca la terza della Gran Bretagna, Kate Avery, l'inglese Avery. 1-11, Svetlana Kuzelic, Emelia Goreczka, Laura Muir, quinta Giulia Viola dietro a Jelena Karopkina, che ha il miglior tempo in Europa quest'anno, un eccellente 8.47.61. In coda Sofia Ennaui, la polacca, davanti a lei Jennifer Wendt. Bene in gara Giulia Viola. Sotto si vedono i saltatori da se stesso, nel senso che in una giornata ventosa Stoccolma, tre errori alla quota ventosissima e anche fredda, tre errori alla quota di ingresso e niente vittoria. Si continua a 35-36 con Laura Muir, 35-76 l'ultimo giro. Quinta piazza per Giulia Alessandra Viola. Sì, è importante rimanere davanti perché fra poco cambieranno, se no succede come in batteria poi che si scava il buco. Atleta seguita da Vittorio Di Saverio alle fiamme gialle. Prossimo giro e sono 2000. 35-5 si comincia ad andare un po' di più. Svetlana Kuzelic adesso in testa, la bielorussa, Laura Muir la scozzese, poi c'è Jelena Karopkina, Sandra Eriksson, Giulia Viola, l'azzurra è quinta davanti a Kristina Mäki della Cechia. Viene su anche Maureen Koster, che fa uno sforzo per guadagnare terreno, resta agganciata al gruppo di testa, lo fa sì. Bene Giulia Viola. Koster cerca di sveltire l'azione. 34-4. Si vede, lei oltretutto è partita da molto dietro, può aver dato molto per fare questo. Forza Viola rimane attaccata. E il cambio di ritmo di Koster rischia di far pagare di nuovo Giulia Viola come in batteria. E su questa azione importante di Koster molte sono entrate in difficoltà. Sofia Ennaui prova ad agganciare. Maureen Koster, che ha sorpreso molte, è settima attualmente. 32-72 questo giro. Viola rimane agganciata a Sofia Ennaui, l'ha sorpassata. Davanti a sé a Sandra Eriksson, la finlandese. Koster decisa, sicura del fatto suo. Maureen Koster, 8-51-10 quest'anno. Settima Giulia in questo momento. Ha fatto un grande cambio di ritmo Maureen Koster, tanto che le altre non reagiscono. 600 metri al traguardo, Laura Muir rompe gli indugi. 34-4 dopo quello strappo di 32. Giulia risale. Davanti a sé Sofia Ennaui, che comunque ne ha. Ecco Karopkina che scavalca all'interno Laura Muir. E Koster sembra aver dato molto, controlla anche dai maxi schermi o dagli schermi. In quattro se ne sono andate, è sempre settima Giulia Viola, ne ha due a tiro.
400 metri, due giri al traguardo, si è riformato un gruppo da 4, si sta ben comportando Giulia Viola, è settima, sesto e quinto posto lì davanti, Karopkin è andato a prendere Koster, che sembra immolarsi rispetto allo sforzo, soprattutto quello del giro in cui è passato davanti, no, reagisce, lascia dietro Muir. Le prime quattro sono assieme e qui ci si gioca il podio. La terza delle altre è Giulia Viola. Karopkina tiene dietro Kuzelic. Kuzelic aveva rischiato l'eliminazione in batteria. È stata il primo tempo di ripescaggio. A pari tempo con la quarta, lei era quinta. Koster. Campana per il finale di Karopkina. Karopkina Kuzelic. È settima sempre Giulia Viola. Koster tiene ancora per il terzo posto. Muir ci proverà però. Jelena Karopkina per questo finale con il tentativo di rimonta di Svetlana Kuzelic fa 8.47 e la mette dietro. Il terzo posto di Morin Koster che festeggia. Muir, Eriksson e Naui. Settimo posto con 8.58 per Giulia Viola. Decisamente meglio che non in batteria. Gara anche abbastanza strana. Arriva Mäki. Fogberry che non è mai stato in gara, nemmeno Goretzka, un po' sorpresa. Gara comunque. Eccolo il risultato, Eriksson fa il record nazionale.